E cambiamo totalmente argomento e ci spostiamo a Calatafimi Seggesta presso l'Istituto Francesco Vivona, la finale d'aria dei giochi matematici del Mediterraneo. Oggi ad entrare nel merito di questa gara che riguarda gli studenti del Trapanese sono Franco Lunardi, presidente dell'Accademia Italiana per la Promozione della Matematica, la dirigente Caterina Gueci, l'assessore alla cultura del comune di Calatafimi Seggesta, Piera Prosa, il sindaco Francesco Gruppuso e l'assessore del comune di Vita, Maria Elena Ditta, per voi. Sono importanti perché mettono i ragazzi in confronto con le loro conoscenze, le loro capacità, ma soprattutto sono giochi, servono per divertirsi a giocare con la matematica. Motivare gli studenti alla matematica e sono felice per la partecipazione che sinceramente non mi aspettavo. Significativo perché vuol dire che i genitori si rendono conto di come le competenze matematiche siano fondamentali. Non a caso si parla dello sviluppo delle competenze STEM, ovvero Science, Technology, Information e Mathematics, perché solo puntando su queste competenze scientifiche possiamo sviluppare l'economia di questo paese. L'importante è che i ragazzi studino le cose che amano, usare una matematica di tipo ludico. Se la matematica diventa andare a casa a fare 50 espressioni in un pomeriggio, diventa una cosa odiosa. Se invece gli insegnanti fin dalla scuola primaria li fanno giocare con la matematica, allora può diventare interessante e divertente e quindi poi uno acquisisce una certa passione. Veramente contenta che ci sia stata questa partecipazione. Diverse premiazioni a secondo livello di scuola frequentato. I ragazzi siciliani sono bravi studenti, raggiungono anche livelli di studio un po' più avanzati, ad esempio del Nord Italia. Vuoi anche perché hanno più bisogno di titoli di studio considerando i meno posti di lavoro, ma i ragazzi siciliani spesso vincono i giochi matematici del Mediterraneo, non solo perché sono di più, come è anche normale che sia, sono più vicini, ma anche perché sono bravi. Questa è una bella realtà. L'Istituto Comprensivo insiste su due comuni, Calatafimi, Seggesta e Vita. Sono delle comunità molto attive, creative. Ho trovato in questa scuola tutta una serie di progetti che vengono portati avanti da diversi anni e che vedono la collaborazione della cittadinanza. Diverse associazioni del territorio con le quali la scuola collabora. Sempre bello poter premiare le eccellenze, ma i ragazzi. Giochi matematici del Mediterraneo 2024 è una manifestazione che accoglie tanti alunni di tutte le scuole della provincia di Trapani, che non solo li mette a confronto ma li motiva, li spinge, e dobbiamo ringraziare anche non solo le famiglie che ci stanno dietro ma anche le insegnanti, perché il confronto è sempre costruttivo, non solo, il confronto è cultura, è apprendimento. Anche le amministrazioni comunali sono sempre presenti a scuola e questo io lo trovo veramente un aspetto molto importante per il ruolo che la scuola svolge all'interno di una comunità, istituzione formativa educativa del territorio e tutti gli stakeholders che in questo territorio operano. Ancora una volta Calatafimi ospita questa finale provinciale, sono stati tutti bravissimi per raggiungere la finale. Ma auguriamo ai vincitori poi di rappresentarci a livello nazionale. In bocca al lupo. Orgogliosissimi. Questa finale ha accolto tantissimi giovani di tutta la provincia. Speriamo sempre di poter ripetere questa avventura. Il Solembo di Sicilia ha avuto anche campioni nazionali. Io ricordo proprio in questo comune ho portato una volta una coppa ad una ragazzina di prima media che si era classificata al primo posto.